e 1 la Fiat, no scusate, raccontaci che ti ha fatto l'emozione di questa bambina nella Santo Stefano Campana. Spettacolare, proprio mi sono divertito alla grande, macchina perfetta in tutto, motoristicamente, assetto, tutto. Stai camminando metro da terra. Ti vuoi ringraziare per questa tua performance, per allora macchina. Innanzitutto Matteo e Pippo Vasta, poi il mio assettista TS, gli amici Alessi, Dillo, chiamali. Nino Surace, tutti, Chirico. Eccoli, oh. Là, che li vediamo, che salutiamo. Eccoli. Pure. Questo pazzo è. Questo pazzo è pazzo. Alessi, vieni qua. Vieni la mia famiglia che mi sostiene principalmente. Ecco, ti hanno chiamato in causa. Allora, sei al telefono. Vuoi continuare? Oh, allora, io ho visto delle tue emozioni alla prima match con le lacrime agli occhi. Adesso sì. Sei sorridente. Ti sei liberato. Finalmente, dopo tanti anni. Sì. Oh, allora, raccontaci qualcosa, dai. Cosa ti devo raccontare? Allora, bisogna lavorare di più per passare ancora il tempo. Per passare ancora il tempo, però già sono a posto. Sei iper felice. Sì, felice. Bravi, abbiamo avuto delle disgrazie nelle prime tre gare. Una dietro l'altra. Va bene così. Grazie a tutti. Subito premiati e passiamo adesso ai protagonisti della Euroitalia 1004. E Euroitalia 1004, andiamo a premiare il secondo classificato, Agostino Fallara, ed il vincitore, ovvero Domenico Budano. Abbiamo tutti e due i nostri protagonisti, quindi Agostino Fallara e Domenico Budano. Benvenuto, il nostro Agostino Fallara è un protagonista di grande spicco nel campionato italiano slalom. Lo so, l'abbiamo premiato alla presentazione proprio di questa kermesse in quel di Piazza Italia davanti a Palazzo San Giorgio, proprio perché lo conosciamo molto molto bene. Assolutamente, ma anche Domenico Budano, un bel piedone.